Buonasera a tutti, ben trovati con Podismo e Atletica, insieme a Fabio Sinatti. C'è Moreno Sinatti. Ecco, qui siamo direttamente alla corsa del trofeo Sasi di Grassina. Firenze, la settimana dopo la Befana Campestre, quindi una giornata anche qui particolarmente fredda, direi così. Che ormai come tutti gli anni, quando andiamo lì, ecco questo con la maschera, è Ria Roberto, come tutti gli anni quando andiamo lì a fare questa gara, e quest'anno non c'era vento, perché molte volte c'è anche la tramontana molto fredda, però ecco, siamo a metà gennaio, quindi è freddo, c'è per forza. Ecco, nonostante la concomitanza di un'altra gara effettuata proprio anche nel Fiorentino, è stata una gara, diciamo, molto partecipata, quindi già un bel successo da parte degli organizzatori che hanno inserito questa competizione ormai per il terzo anno nel circuito, diciamo, del Grand Prix. Vabbè, qui c'è due gare a Firenze, si danno noia, sì, ma no, non più di tanto, perché l'utenza che c'è in questa città, nelle città piccole, è impossibile fare due gare in contemporanea. E qui abbiamo visto una panoramica, mentre qui il protagonista della gara, che è Filippo Bianchi del Ponte Scandicci, che nella parte, diciamo, più impegnativa, a circa 5 km dal traguardo, era al comando con un vantaggio abbastanza netto nei confronti del marocchino del gruppo sportivo Maiano, la Blaida Abdelhamed, e poi vedete subito dietro anche Gamenoni Simone, che poi nel finale viene superato invece da Cassi Samuele, figlio d'arte, che, diciamo, ha cominciato a, sì, rispetto a dare forza, cioè, insomma, ecco. Cioè, è giovanissimo, quindi ancora si deve maturare un pochino, nel senso maturare fisicamente, quindi ecco, queste sono gare abbastanza impegnative, perché lui mi sembra ancora è a livello promesse, quindi dovrebbe essere abbastanza giovane. È giovane, quindi, ma lo vediamo anche proprio anche dal fisico. Ecco, qui poi vediamo ancora Vincese Bernardo, questo atleta, e poi Fabio Guidelli, che quest'anno si è dedicato fin dalle prime battute, dai primi, diciamo, inizi dell'anno, alle corse, anche perché ha un obiettivo importante, quello della maratona di Roma, quindi questo è l'obiettivo che cerca di raggiungere, però è sempre stato un atleta che, quando lo vediamo gareggiare, vuol dire che va bene. Sì, ha tralasciato un pochino le gare di triathlon, e quindi si dedica più, anche perché anche lui comincia a essere, insomma, fare il triathlon è molto impegnativo, sì, uno si deve perdere il sacco di tempo a fare l'allenatore. Abbiamo visto anche Merluzzo, poi vediamo qui Gori Filippo, e poi subito dietro altri atleti che stanno, diciamo, qui vediamo proprio una selezione abbastanza, ecco, vediamo Rossi Lorenzo, che poi nel finale supererà Lepri e poi anche Verdi e Fantoni, quindi questi sono gli atleti che nel finale cercherà di recuperare, quindi con una rimonta progressiva, graduale. Sì, perché il percorso è abbastanza impegnativo, anche fino alla fine, che è l'ultimo chilometro, che è tutto pianeggiante, però prima di arrivare a questa pianura c'è un chilometro di discesa, poi c'è risale, scende, sale, scende, quindi non c'è mai... E qui vediamo ragazzini, e poi Ria, che ovviamente in ogni occasione si veste, diciamo, mascherato, l'uomo mascherato, sì, che ormai è diventato un po' il simbolo di molte competizioni in cui lui partecipa sempre mascherato. Ha cambiato società quest'anno, l'anno scorso correva con la società di Livorno, quest'anno corre con il gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Una squadra forte che ha dominato il cross di domenica scorsa. Ecco, questo che muove la testa è Bettarelli Stefano, che non riesce a tenere ancora rimane, sì. E poi c'è Mattoni dietro. Sì, ecco, a proposito, c'è da dire che la società ha partecipato quasi... con un bel gruppo agonistico, sì, più che altro, diciamo, considerando anche che si sono piazzati molto bene. Fra le altre cose abbiamo visto anche... ha vinto anche come società, diciamo, assoluta. Poi che vediamo Volpi... Roberto, poi addirittura abbiamo visto anche l'altro atleta della Polisportiva Prociano, un giovane concorrente che si è piazzato molto bene. Ecco, vediamo la Cendicenziana, vediamo in questo frangente, e poi ecco, vediamo ancora altri atleti. Questo è un tratto, direi, particolarmente tosto, impegnativo, Moreno, Sì, c'erano dei tratti che si alternava, percorso abbastanza facile a un tratto di salita, perché e poi sembrava che finisse e poi non finiva mai la salita. Soltanto quando raggiungi l'asfalto sai che la salita è quasi terminata e puoi andare quasi
insomma, sai che l'arrivo è vicino. Ecco, qui c'è proprio il tratto invece di leggera discesa, quindi superata la parte diciamo in salita, qui già si sta un pochino recuperando le forze per poter poi raggiungere il, sì, diciamo, l'arrivo. Da qui poi vediamo la libretta Sanarelli. Sì. Eccola, la vediamo sempre molto tranquilla, sorridente, che imperterrita, direi. No, poi, così. Poi costante. Sì, costante nelle prestazioni, ma è sempre una sicurezza, una certezza. Sì, 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 sì. Ecco, qui via via si susseguono un pochino i vari concorrenti. Ovviamente il percorso selettivo di questo genere mette un po' a dura prova tutti i partecipanti, Moreno, perché poi alla fine chiaramente questo percorso così condiziona moltissimo anche le prestazioni. Sì, sicuramente, sai, qui c'hai tre modi di correre, una volta in pianura, una volta in salita e discesa, però devi cercare di usare le forze, perché se dai tutto in salita, che poi in salita... Ecco, vediamo anche Ghezzi, vediamo che transita, anche lui sempre partecipa insieme a Menchetti, lo vedete un pochino più dietro, che insegue, però anche lui non demorde mai. Sì, sì, no, gareggia sempre, dovrei esserci anche io in queste posizioni, perché li vedevo, quindi... Comunque dicevo che c'è anche qui, c'è una discesa abbastanza ripida, perché se li butti giù dopo, trovando un po' la pianura, è facile imballarsi un pochino. E niente, questo qui è un percorso, ecco, che invernale. Ecco, perché Milani Manuel, poi una gara di intorno a 14 km. No, quasi 15, 16. 15, quasi 16, 15 km e 6, sì. 15 e 6, quindi direi particolarmente impegnativa, considerando che i primi hanno impiegato quasi un'ora, per dire, e gli ultimi... Invece andiamo a tempi abbastanza consistenti, perché fra gli ultimi posti, e non è stato Gibina Micale, tanto per capirsi, 2:14 ha impiegato l'ultimo, e quindi, cioè, calcolando anche questo, vuol dire tanto, vuol dire, insomma, ecco. Ecco, qui intanto vediamo l'arrivo proprio di Bianchi Filippo, poi della Blaida Abdellula Ahmed del gruppo sportivo Maiano, anche qui, ecco, separati da circa una trentina di secondi, poi ancora vediamo Oscar Cassi, sì. Esatto, Cassi. Ecco che vediamo, poi al quarto posto è Simone Gamenoni della Stanca Valenzatico, poi al quinto posto invece Bernardo Nicese delle Panche Castelquarto, poi vediamo il primo degli aretini, ecco, Fabio Guidelli, che ha fatto, direi, un'ottima gara, considerando, diciamo, queste caratteristiche del percorso, insomma, ecco. E poi, ecco, benissimo, vediamo, comunque tranquillo, sembra che n'abbia neanche fatto fatica, eh. Poi Merluzzo Matteo, che anche lui predice distanze un po' distanze lunghe, sì. Ecco, poi Ria, Filippo, vediamo, Ria Roberto, sì. Ria Roberto, ecco, via via si susseguono un po' gli arrivi dei vari concorrenti. Vediamo qui Bettarelli con la testa sempre che muove. Bettarelli Stefano, poi ancora a seguire, ecco qui vediamo l'arrivo anche della prima donna, Chiaramonti Laura, su Pucci Ambra, quindi veramente proprio un arrivo a pochi centimetri l'uno dall'altro, insomma, quindi veramente... Sì, sicuramente hanno fatto la battaglia proprio, poi specialmente l'ultimo tratto, che si vedevano anche abbastanza bene, come sicuramente si sono controllati, all'ultimo hanno cercato di fare, senza fare la volata proprio, però la volata l'hanno fatta. Ecco, poi terza delle donne, vediamo qui la Genziana Cenni, che è arrivata, diciamo, 48esima assoluta, quindi tutto sommato un buon risultato, anche se diciamo anche lei in una preparazione un pochino altalenante, insomma, ecco. Poi abbiamo Stefano Sinatti, che è giunto 66esimo, questo è un percorso non troppo adatto per le, no, per le sue caratteristiche, no, poi a lungo è una gara tosta, insomma, ecco, sì, una, sì. Una gara particolarmente piena, vedete, ancora, benché hanno fatto 15 km tutti vestiti, ecco, la Nicoletta Sanarelli, lei è andata molto bene, è andata, diciamo così, ecco, quindi via via si susseguono un po' gli arrivi di questa competizione. E adesso passiamo invece sulle orme di Sigerico, una gara di 11 km e 4, Moreno, quella più breve, e quella più lunga su 19 e 3, quindi, insomma, sì. due gare toste. Siamo a Monteriggioni. Ecco, qui siamo nel Senese, questo qui è il castello proprio di Monteriggioni. Io non ero mai stato qui a Monteriggioni, effettivamente c'ha delle belle mura, adesso stanno ancora ristrutturando, però... Ecco, qui avete visto Ria ancora con un'altra maschera rispetto a quella che abbiamo visto la settimana precedente a Firenze. Questa è la partenza della gara più lunga. Della 19 km. Sì, perché se la,
queste sono state due partenze, sono state suddivise proprio in percorsi diversi, anche se qualcuno poi ha sbagliato Sì, e sì. dal percorso corto è andato a fare quello lungo. Sì, si sono un Sì. pochino mischiate un po' le carte, forse probabilmente un suggerimento agli organizzatori di fare lo stesso tracciato, poi a un certo punto fare la deviazione, fare, ecco, probabilmente, perché poi una partenza questa è venuta, poi dopo 5 minuti è venuta l'altra partenza, vedete proprio l'uscita dal castello, qui vediamo intanto Nespoli, un altro degli atleti che ha partecipato a questa competizione, andando anche molto bene. Ecco, qui vediamo proprio il gruppone, tanti concorrenti, non si aspettavano gli amici della Liberani Patrizia, del Gregio Ribelle, che hanno organizzato questa competizione, non si aspettavano Sì, tanta infatti partecipazione. è stata ritardata anche la partenza perché ci sono molti iscritti da fare. Ecco, io dico sempre, oltre che spendere qualche centesimo in più facendola la mattina, mettete in crisi anche l'organizzazione. Uno se cerca di fare l'iscrizione anticipata è molto meglio. Certo, anche per poter essere poi pronti per fare le partenze. Quindi intanto vediamo una divagazione che mi ha fatto nella parte alta prima di affrontare poi gli altri, diciamo, 18 km, ecco, chiamiamoli così. E qui abbiamo visto sia Annetti prima, poi la Tomasun, abbiamo visto Schicchi, insomma, ecco, quindi atleti che ovviamente hanno voluto partecipare. Anche questa qui per la prima volta è inserita nel circuito del Grand Prix, la quinta prova del circuito del Grand Prix. No, la Vediamo. partecipazione ce n'è stata tanta, 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 tantissima, sì, non se ma l'aspettavano neanche gli organizzatori, sì, come poi abbiamo una detto prima. giornata La giornata, direi sì, stupenda, fredda, fredda ma anche, stupenda, insomma, ecco, quindi anche qui direi, fredda, perché siamo sempre a gennaio, quindi non si però può. con questo sole la mattina non c'era neanche tanto vento e poi dopo si è alzato nella tarda mattinata, quindi effettivamente si Sì, stava è meglio in andato via il questo, sole, è andato via. e quindi ecco, si è sentito un pochino più di temperatura proprio invernale in Sì, ma questo qui si caso. vede la vestizione è invernale, non è. Ecco, qui vediamo proprio anche Lombardi, l'abbiamo visto qui che è transitato, poi Mucciarini, avete visto che erano tanti atleti, diciamo, senesi che molto spesso non si rivedevano nelle nostre competizioni, questa è stata l'occasione anche Sì. per ritrovarli, per rivederli, insomma, ecco. Ecco, qui vediamo anche Ceccarelli, poi Bigiarini Pietro, subito dietro, comunque tanti partecipanti e Bigiarini Carlo. Tanti partecipanti e tante donne, direi. Qui ci Sì. sono state veramente tantissime Cioè, donne che. rispetto alle Mazza. nostre gare, qui Sì, le sì, donne sono ma sì. Una 3 volte più, sì, partecipazione guarda, veramente tutte donne, massiccia. sì, anche perché prediligono questi percorsi Sì, qui, sì, no? sì. Cioè, noi ad Non si Arezzo, vogliono, non si vogliono, diciamo, farsi vedere più di tanto, capito? privilegiamo altri percorsi e quindi ci Esatto, sono, questa è la partenza della 11 e qualcosa, e anche questa qui è un'altra un'altra. bella partenza, Bella cioè, partenza, sì, direi. 250 mi sembra anche qui è. Sono stati anche qui, non ci aspettavamo che fossero così numerosi, numerosi, però attraggono un po' queste E competizioni qui siamo di il questo solito tipo. percorso fatto Il dall'inizio. primo tratto uguale, Uguale, sì. poi dopo ovviamente veniva fatta una divagazione successiva. E qui vediamo proprio i concorrenti che. Sì, diciamo, hanno affrontato, che vediamo, la Municchi, una delle protagoniste Sì, di questa carriera, non giovanissima, la la Volpi. Volpi Francesca, che ovviamente dopo la grande prova, diciamo, del 2018 vuole ripetere le sue performance anche nel 2019 e ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. Ecco, anche Rossi Valentina, altra atleta di San Sepolcro, Sansepolcro, sì. la intramontabile Sassi Anche. Antonella. Quindi tanti, tante donne, vedete anche qui mischiate con i maschi, ma tantissime veramente delle donne e poi anche forti, direi molto spesso abbiamo visto tante atlete del gentil sesso, insomma, ecco, superare tranquillamente parecchi uomini. Quindi vediamo Lancillotti, vediamo anche che Partito con calma, perché anche lui era era la mezzo prima gara che infortunato, rifaceva sì. dopo qualche periodo, quindi. Ha avuto qualche intoppo, però chiaramente vediamo anche Roghi Katia, che è la sua terza, quarta competizione, diciamo, Sì, direi, sì. quindi proprio l'inizio di questa gara, di questa. Di carriera, diciamo, della carriera. Speriamo ancora è giovane, quindi può darsi che, cioè, sicuramente migliorerà. Ha provato anche Cross, quindi diciamo è stata anche un'esperienza nuova e positiva, anche quella lì, vediamo intanto Nicolai, Milani, insomma, ecco, quindi. Anche qui tanti atleti che hanno partecipato, anche degli aretini, proprio per questa loro presenza, diciamo, nel circuito del Grand Prix, che oramai racchiude tante. Ecco, abbiamo visto Allara, che poi sbaglierà purtroppo il percorso,
forse non l'aveva capito più di tanto come funzionava. Lui prediceva, insomma, la gara di quella di 19 km. E quindi si è intruppato un po' sulla 10 km. Sicuramente non è partito con la Sì. 19. Questa, forse questo aspetto di due partenze, Beh, diciamo, comunque bindi, due partenze separate. Quindi intanto nel vediamo mura sì. una panoramica, diciamo, del castello di Monteriggioni. No, peccato che erano chiuse proprio la passeggiata sopra le mura, altrimenti sarebbe stato possibile visitarlo. Pastorini, vediamo uno dei protagonisti anche di questa gara, quindi nella parte un pochino più alta, mentre prima l'abbiamo visti nella parte più bassa, dove l'operatore Fabianelli ha ripreso le gare, diciamo, i concorrenti. Qui siamo nella parte un pochino più avanzata, quindi dopo che abbiamo Allora, fatto al un culmine chilometro, della salita, esatto, prima alcuni, dopo sì. iniziava Esatto, una discesa che. quindi ecco qui vediamo proprio anche questa lunga schiera, qui vediamo ancora Romano La insieme a Tiberi. Vabbè, Tiberi. Ecco, molti, molti senesi in questo caso qui che che siamo in provincia hanno. di Siena, quindi Esatto. valeva, mi sembra, anche per il campionato provinciale, Certo. quindi. Ecco, qui vediamo proprio nel gruppo di Ecce Canibi insieme a te, poi via via, veramente, ecco, come abbiamo detto in precedenza, tante donne che hanno preso parte alle gare. E qui, sai, si mischiano molto facilmente insieme ai maschietti. Qui vediamo Mucciarelli, addirittura Lionello. Lionel, sì, ok. Atleta anche lui degli anni 70, che Sì. ancora è nella breccia, ma come lui c'è Cauduro, un altro atleta senese che L'Artini, è Artini Artini, Eugenio, sì. sì, ecco, quindi tanti, tanti atleta. Poi abbiamo visto anche quelli della Polisportiva Grassina, quindi abbiamo la Collini. Collini, che addirittura l'abbiamo vista presente Alla anche domenica, Campestre domenica Campestre domenica, scorsa. proprio per problemi di società, ha fatto anche quella gara lì, insomma, ecco, quindi veramente importante anche questo aspetto della competizione. E intanto vediamo che si susseguono un po' gli atleti della categoria. Ecco, vediamo intanto anche Milani Manole, Chi ha fatto piano, poi ha fatto. Martino. Sì, alcuni addirittura ci hanno impiegato anche abbastanza. E qui vediamo l'arrivo, per quanto riguarda qui, Coraggio Simone, atleta della Polisportiva Algiglio di Firenze, che è andato a vincere. Poi qui vediamo l'atleta Anzano, eccolo qua, che poi con il. Quindi Secondo Anzano, sì, classificato. secondo me, poi Cucco. Ecco, qui vediamo anche arrivare un po' gli atleti, vedete, con le volate successive. C'era difficoltà anche di poter prendere Il i pettorale pettorali, perché perché ancora non avevano inserito tutti i dati no, all'interno c'è del da dire, computer. c'è stato un problema perché c'erano più Ecco, qui iscritti vediamo di anche. quanti pettorali c'erano e alcuni non avevano il chip, perché quelli che sono stati fatti i pettorali a mano non avevano il chip, quindi le classifiche sono state un po' laboriose, Ecco, vero? abbiamo visto Pastorini, Ciambriello, poi abbiamo ancora Bettarelli, sì. Bettarelli, quindi si susseguono un po', e fra non molto ci sarà un miscuglio, diciamo, di partecipanti per quanto riguarda la gara anche della. Ecco, qui vediamo Valentini Giacomo, questo mi Giacomo sembra, sì. Valentini, sì, della Polisportiva Chianciano. Anche lui comincia a soffrire un pochino più Beh. anche l'età, poi certe caratteristiche. Vediamo invece Nespoli, eccole qui, che giunge Sì, ma ecco, al traguardo. noi vediamo qui, ma 100 metri prima Sì, c'è una salita c'è una micidiale. salita, diciamo, a 40 gradi di pendenza, cioè, per circa 500 metri. Quindi questo non è niente. Questa è discesa rispetto alla prima, a quello che troviamo prima. E considerando che i primi hanno impiegato, diciamo, un tempo abbastanza consistente, ecco, per quanto riguarda la gara invece diciamo, degli ultimi, Eccola Monicchi, la prima donna. eccola, sì, questa è sempre forte comunque, Eh sì. un atleta che viaggia bene. Poi È Stefano di Abadia San Salvatore, ma con la società di da Grosseto. Track and Field di Grosseto, che quest'anno a Nottolini ha portato anche lui, quindi diversi della Badia di San Salvatore sono trasferiti proprio nella cittadina grossetana. Qui abbiamo visto invece Brandini e Scioli, poi ancora che vediamo Calabrò insieme a Taras, ecco, via via, anche molti, proprio molti aretini che hanno preso parte a questa competizione. Vediamo la Volpi Francesca, seconda classificata di questa gara, diciamo, femminile, particolarmente impegnativa, perché effettivamente c'è quella salita
sotto quel porticato lì che è veramente E impressionante. qui c'è la Perugina, mi sfugge il nome. Ecco qui poi Tiberi Lucia, ecco via via si susseguono un po' i vari atleti nella zona del traguardo, anche per Sassi Antonella che aveva gareggiato addirittura il giorno prima in un cross, quindi però anche che lei non demorde, un giorno dietro quell'altro proprio gareggia tantissimo, gareggia. E qui ecco vediamo proprio un tratto di questo, vediamo se l'immagine di Favanelli ci fa vedere un tratto di salita. Ecco, vedete? Questo è il tratto che doveva essere realizzato l'ultima parte, quindi vedete molti la fanno chiaramente di passo, poi dopo tornerà al traguardo per vedere quello che avviene invece corricchiando, ma qui è veramente una pendenza importante. E qui vediamo l'arrivo invece per quanto riguarda la gara dei 19 km, in cui Luca Banelli della Polizia del Campino è andato veramente molto forte, 1 ora 17 e 58 il suo tempo, ma predilige, ha vinto anche il Memorial Annetti a Chi è Policiano. portato per queste gare che E sembra. poi Alessandro Annetti al secondo posto, non è uno specialista, però è andato molto forte, è andato quindi secondo posto per Alessandro Annetti, terzo posto per Giovanni Caini, Ponte Scandicci. Eccoli qua questi atleti che hanno affrontato i chilometri giusti. Poi Luca Rosi della Chianina, anche lui uno specialista di questi tracciati. E poi addirittura al quinto posto il mascherato Roberto Ria del Parco Alpi Apuane. Ecco qui lo Invece che la vediamo. faccia c'ha l'accetta che E poi qui vediamo ecco l'arrivo anche di Nicoletta Sanarelli, guardate qua, insieme a è. Massimo Frontani. Frontani, sì, ecco, quindi Sanarelli Nicoletta, che anche lei è andata molto forte, che è arrivata seconda dietro la Tommasun. Qui invece vediamo con l'arrivo con il 111 invece il nostro Nespoli E e la Lacrimini la Patrizia. Rimina Patrizia. Quindi queste sono un po' le atlete maggiormente accreditate di questa gara, quindi una gara anche questa qui molto molto impegnativa. E adesso passiamo invece alla gara forse più spettacolare, direi così, per chi piace l'atletica e diciamo i cross. Questa è pane diciamo Sì, poi ecco. per gli appassionati, per gli specialisti, per gli amanti proprio dell'atletica, in cui il gesto atletico ovviamente va in prima persona. Insomma, ecco, qui siamo nelle fasi preliminari con le gare del settore femminile e allievi e juniores. Ecco, qui vediamo proprio gli arrivi delle categorie degli allievi, che stanno affrontando una distanza di circa 5 km, quindi dovevano fare un percorso, direi, tutto sommato era anche asciutto, era Sì, Moreno, rispetto alle ultime volte a che Campi abbiamo Bisenzio. partecipato su questo percorso, ecco, dove ci sono gli appoggi, dove appoggiare adesso c'era l'acqua prima, quindi schizzavano, non potevi stare neanche dalle parti perché schizzavano, c'era la moto, c'era. Sì. Quest'anno è stato asciutto, sono stati fortunati e bisogna avere anche fortuna parecchie volte. Fra l'altro questa qui sarà sede il prossimo anno dei campionati italiani assoluti di corsa campestre. Qui siamo passati invece un altro flash per quanto riguarda il cross femminile 6 km, dove ovviamente le atlete, ecco vediamo la Mahmoud, quell'atleta che era giunta Prima la Befana prima alla Campestre. Befana campestre, in testa anche al circuito del Grand Prix, farsi superare nel finale dall'altra atleta della Versilia, diciamo così, che conduce, ha fatto diciamo la prima ha vinto la prima prova del Grand Prix. Ecco qui vediamo ancora delle fasi in cui anche Elena Canuto, atleta aretina, che è andata veramente molto molto forte, gareggia con i colori di Atletica Castello, e direi che è andata bene, è entrata nei primi 10 anche lei, quindi tutto sommato un buon No, risultato. Atletica Castello c'è da dire che quest'anno ha fatto una bella squadra, quindi adesso sono in testa a livello femminile, vediamo la seconda prova, perché di solito c'era Lammari che negli ultimi 6 anni ha dominato il Lammari, vediamo adesso nella seconda prova quello che riescono a fare, però sicuramente l'Atletica Castello ha già vinto il titolo, per me, eh. E poi come quello che ovviamente avverrà invece in campo maschile, in cui veramente il predominio
predominio del Parco Alpi Apuane è veramente netto, anche perché c'è una varietà di atleti particolarmente Si è agguerriti e iscritti forti. circa 30 ragazzi, fra questi poteva fare due squadre, la A e la B, sicuramente arrivavano primi e Sì, secondi sì, sì, sì. ugualmente. Ecco, direi che qui ha provato anche, intanto vediamo Mahmoud qui in questo gruppetto di testa, dicevo, insieme a Gianotti dietro, ecco, dicevo qui la Canuti che ha perso un pochino di posizione, ma che poi recupererà poi nelle fasi successive. Direi, dicevo anche per quanto riguarda Roghi, la Katia Roghi che ha provato questa esperienza qui della campestre, ovviamente ha trovato pane per i suoi denti, insomma, Vabbè, ecco, quindi. sicuramente è una delle prime esperienze, va a fare una gara a livello regionale, ma regionale, Di buon livello, insomma, ecco, cioè di buon non è livello, come insomma. io ho guardato i risultati nelle altre regioni, dico, ma la partecipazione che c'è in Toscana, quelle Sì, altre regioni non c'è sì, sì. neanche al 50%, quindi Sì, no, cioè, pensiamo che nel Lazio neanche 100 atleti al via, insomma, quindi la dice un pochino lunga. Qui erano quasi 200 per quanto riguarda il settore maschile, insomma, ma voglio dire, poi è tutto Sì, ma rapportato. anche a livello di cadetti, cadette, insomma, allievi, allieve, c'era una bella partecipazione. No, no, direi che poi questo è un parco del Montalvo particolarmente grande, forse anche troppo, perché non si Troppo, riesce sì, a visionarlo è tutto molto bene. dispersivo perché effettivamente cioè, uno può fare ci può fare anche 4 km di percorso, però una parte rimane nascosta, no? Se Qui vedi una intanto parte, non abbiamo visto anche vedi l'altra. Barneschi Francesca, Nicole Bernabei Francesca che portava, scusate. E invece il Liberatori? Liberatore Francesca, sì, No, ecco, la allora. Francesca c'è sempre, c'è diverse Francesche, sì. Liberatore Francesca dell'Atletica Sestini che ha portato un po' avanti la squadra aretina Atletica Sestini, sì. del Rega Sestini, sì. Ecco, quindi vediamo qui intanto un'altra fase del percorso della gara, proprio da parte, ecco, vediamo la Roghi Katia che ovviamente addirittura si copriva anche la faccia perché era una giornata, direi questa qui, Fredda, sì, fredda, perché non c'era fredda, neanche sole, umido, molto fredda, sì. molto fredda. Addirittura qualcuno vestito ancora in magliette anche a mezze maniche o anche in canottiere e basta, quindi veramente tanto di cappello, ma era particolarmente freddo. Noi eravamo lì a riprendere, ma si sentiva proprio questo freddo. Qui abbiamo visto proprio i ritmi di queste ragazze, direi che il gruppo di test era particolarmente agguerrito, correvano molto bene e direi anche da un punto di vista proprio tecnico Sì, tutta di buon gente che fa livello, anche buon pista, livello. quindi corre, capace a correre bene, cioè corre con stile, insomma. Ecco, qui vediamo ancora susseguirsi proprio nel rettilineo, devono fare 3 giri questi, diciamo, queste concorrenti rispetto ai 5 che poi devono fare gli uomini. Ecco, qui vediamo ancora dei passaggi. Sempre liberatori. Eccoli qua, vedete, passo, alcuni lo fanno un pochino più fluido, altri un pochino falcate più lunghe, ma qui le falcate lunghe non sono tanto, diciamo, indicate, ecco, come tipo di tecnica di corsa. Ancora, sì, ecco, vediamo anche la Tiberi Lucia, vediamo anche le atlete dell'Atletica Sestini che hanno cercato, diciamo, Gabrielli. di portare punteggio alla propria squadra. Dobbiamo dire che anche la squadra della Polisportiva Policiano doveva essere partecipe, poi c'è stata una defezione di All'ultimo momento. Cenni Genziana e Fabio Guidelli per problemi in famiglia e quindi hanno dovuto un pochino disertare la competizione, quindi è rimasta soltanto la Katia Roghi e qui siamo proprio nelle fasi ancora interlocutorie, ma vedete il ritmo della testa della corsa è veramente ottimo. Vedete proprio anche passi abbastanza decisi. Vediamo anche la bella corsa della Elena Sì, è Canuto. abbastanza concentrata, si vede Sì, che sì. Atleta che l'anno scorso ha fatto un salto di qualità notevole proprio per le sue, diciamo, la sua voglia di poter anche ottenere risultati importanti. poi giovane, mi sembra il 96, mi sembra, 90. Ecco, questa qui è la prova Moreno che poi permetterà, diciamo di poter competere a livello nazionale il 10 di marzo A a Torino, vicino a Torino, Torino, via, insomma, palco, dove un altro palco. sicuramente, diciamo, ecco, le squadre aretine, almeno un paio di squadre penso ci siano, per quanto riguarda la squadra assoluta maschile, diciamo con le
i dovuti scongiuri, insomma, dovrebbe essere presente, e poi soprattutto anche poter competere, poter mantenere un po' la vittoria del titolo nelle staffette master dello scorso anno. Quindi vedremo un pochino se queste riusciranno ad essere competitive. Ci sarebbero tutti i presupposti, bisogna vedere se poi ovviamente tutti vorranno partecipare, perché poi C'è Torino un è abbastanza trasferto lontano. abbastanza lontano, quindi se a tutti andare via 2 giorni non se la sanno, anche perché i master sono tutta gente che è sposata, ha figli, quindi Quindi il giorno prima della competizione, insomma, da poter vediamo la Mugno, Anna Maria, anche lei. che è campionessa mondiale o italiana, con le ciaspole Sì, ecco, ma poi calcolando che è una specialista nelle della campestri, montagna, poi sì, è corsa in montagne, montagna, sì. sì, gare proprio dure, quando poi dopo fa percorsi un pochino più, diciamo, in pista, perde un pochino di vivacità. Sì, no, non c'ha, sì, fisicamente non è adatta per la pista, è adatta per queste gare così. E qui vediamo ancora Mi delle. esce anche la Roghi che si Sì, vede, sì, sì. sì, sì. E qui siamo proprio all'ultimo giro, anche per lei. Vedete che già si è abbassata, diciamo, almeno la copertura della faccia. Quindi questa, ecco, vediamo la Gianotti giungere al traguardo, Non più non più giovanissima giovanissima, anche tutte anche questa, queste, sì. sì. Le donne ce ne sono poche, sono tutte M40 in poi, Sì, eh. di quelle giovani ce ne sono poche. Ci sono, ecco, quella che abbiamo vista a Policiano in occasione Sì, del Grand allieva, Prix, che che è quest'anno allieva, era esatto. allieva, no, Policiano era allieva ancora, sempre Policiano, anche allieva anche adesso. Quindi ecco, qui vediamo, intanto abbiamo visto su di scorcio qui sulla destra il presidente regionale della FIDAL Piscini. Qui intanto vediamo l'arrivo anche di Elena Canuto. Eccole qua che stanno terminando tutti la propria prova. Direi comunque sia, è stata una bella competizione, anche perché la partecipazione è tanta e anche la qualità. Direi quasi sorpresa, anche noi ci siamo un pochino meravigliati sulla qualifica, diciamo, sulla qualità degli Della atleti squadra della maschile, squadra sì. maschile che c'erano. Ecco, qui vediamo un po' il nostro gruppo, diciamo, protagonista. Qui vediamo la partenza, vedete circa 180, quasi 200 atleti al via, e quindi veramente è stata una partenza molto molto veloce, ma soprattutto amplissima. Quindi questo la dice lunga un po' su quello che sono i partecipanti Cioè, al cross lungo, ecco. se fanno i campionati italiani l'anno prossimo devono partire come minimo 300 persone, quindi il percorso dovrebbe, cioè lì c'è il percorso per partire, la partenza, c'è il lancio, c'è tutto. E qui, ecco, dobbiamo dire che è stata una partenza sostenuta, e poi mantenuta sempre sostenuta dal gruppo proprio Parkival-Peppone, che addirittura poi ha fatto un poker all'arrivo, diciamo, per far capire il livello che c'è. Ma in testa alla corsa, che poi vedremo successivamente, vedremo quali sono le caratteristiche di questi atleti che stanno viaggiando forte. Insomma, se calcoliamo che il vincitore è stato Alessio Terrasi, che è campione italiano uscente della maratona e che ha fatto una corsa Conquistata a Ravenna adesso a sì, quando c'era il dicembre. Calile che fece la mezza. Ecco, qui vediamo Terrasi proprio sulla testa della corsa, poi Brancato, altri due maratoneti. Ovviamente non sono toscani questi due atleti, però portano alto il nome della città, diciamo, Della della società. società toscana, insomma, ecco. Quindi ci saranno tutte le condizioni per poter fare un ottimo risultato, ma soprattutto bissare ancora una volta l'ennesima vittoria al titolo Mi toscano sembra con Empoli. sono o 6 o 7 già Ecco, qui vediamo Terrasi consecutive, sì. insieme a Midar Hisham, che cerca un pochino di tallonare Sì, è e cambiato tenere società, testa. è andato da Podistica Castelfranche, si è andata con La la Galla Galla Pontedera. Poi Pontedera. abbiamo, ecco, intanto vediamo Murad Aybelle, atleta marocchino, poi Nihol Attilio, Un anche po' lui ancora nostro, un po' corto di ancora poi preparazione. Taos Zaccaria, quindi posizioni buone per gli atleti anche aretini, perché chiaramente il punteggio dei primi tre sono determinanti, ma soprattutto anche gli altri che poi abbassano. Vediamo Cristian Taras, poi Tartaglini, che è andato, direi, molto bene, poi il vecchio Cardelli Giuseppe, qui sempre ancora sulla breccia e non demorde mai, e poi Alessandro Annetti, ecco, quindi. Ecco, poi vediamo Mori anche Lorenzo. Mario Lorenzo, forse un pochino sottotono rispetto alle sue reali potenzialità. Percorso che c'erano tutti, però. No, cioè. Diciamo che questa era una gara fatta da Emanuele, che l'abbiamo visto qui, molto spesso dominava
diciamo, la scena regionale, qui è arrivato Fadda, è arrivato abbastanza dietro, voglio dire, quindi tutto sommato è arrivato 23esimo, insomma. Lascia dire, qui c'era la squadra, Ecco, cioè, anche mi la free runner la c'era. Freerunner, sì, addirittura con I due i due fratelli. fratelli Matthews, che sono andati molto bene, direi, hanno fatto una bella gara. E qui vediamo Poi la ancora. Terrica Sestini c'era e la rinascita Montevarchi della provincia di Arezzo. Ecco qui vediamo proprio ecco qui vediamo l'allungo di Terrasi nei confronti di Midare Sciam e poi dietro Del Nista, anche lui cercava un pochino di tenere testa insieme a Verona, Tocco e Brancato, ma qui vediamo intanto Fadda insieme a Murad, Murad. poi ecco vediamo anche Niola insieme a Taos. Taos, quindi direi anche il giovane Taos è sicuramente un altro di quelli che potrebbero veramente dire la sua, poi Tartaglini. E poi Nivola, che ovviamente ha bisogno di forse di qualche settimana ancora di preparazione. Siamo convinti che poi in occasione del 24 di febbraio ad Empoli di poter recuperare quei 10-12 punti che mancano per il terzo posto, che sarebbe per noi già un grande risultato per quanto riguarda la Anche contesta. perché sulla carta dovrebbero esserci anche altri atleti. Esatto, qui intanto vediamo proprio nella salitella Terrasi che allunga nei confronti di Midara, poi vediamo Brancato dietro Del Del Nista Nista. Anche e Tocco. Questi sono un po' gli atleti che me è andato bene rispetto a come sì, pensavo, sì, sì, sì. E è andato meglio. qui vediamo anche Murad, anche lui era stato febbricitante la settimana scorsa, quindi ancora deve ripartire con la mentalità, diciamo, appropriata per quanto riguarda anche il cross, perché il cross non è che si improvvisa. È vero che è una distanza abbastanza lunga, vediamo anche Niola che probabilmente dovrà dire la sua nella seconda prova, Sì, insomma, è ecco, stato insieme. fermo tutto il mese di dicembre, ha iniziato ad allenarsi a gennaio, quindi pensiamo che fra un mese sia al top. Dicevamo anche per Cardelli. quanto riguarda il Khalil Yassin che è reduce dalla mezza maratona di Marrakech, 1 ora 8 e 20 circa il suo È tempo, arrivato direi tutto 42esimo con sommato 10.000 partecipanti, quindi insomma. non è male. Ha detto adesso, l'abbiamo sentito, si dedicherà alla preparazione per questo cross perché lui vuole vincere la seconda fase, quindi già velleitario battere diciamo anche Terrasi non è così facile, però sai, Ecco che tutto può l'arrivo, accadere. Qui sì. vediamo Terrasi veramente ha fatto una gara Non penso io comunque. solitaria, sì, no, su distanze più brevi penso sia più adatto, però sai, non mai dire mai, perché la campestre è tosta, Sì, ma è birbona, io ho visto correre Terrasi, era corre leggero, benissimo, correva sì. benissimo, quindi il fondo ce l'ha, quindi. Ma sai, anche lì basta avere un po' di autostima. Ecco, qui intanto Sì. vediamo Murad che sicuramente non è in spinta, l'hai visto, abbastanza È tranquillo, ha rilassato, fatto sì. una corsa molto tranquilla e è arrivato 11esimo, se voglio dire, quindi sicuramente anche lui in questo mese che manca la seconda fase può migliorare, come ovviamente potranno migliorare Anche anche gli gli altri, quindi altri. questo è in discussione. Vediamo anche Zaccaria Taus che sicuramente ha fatto una bella prova, e quindi fa ben sperare. Insomma, ecco, i presupposti sono per poter tentare questo terzo posto come società, che sarebbe già un ottimo successo, perché gli altri è difficile No. raggiungere. A parte diciamo il Parco Appio Pane, ma anche con i 30 punti di Atletica Tre Castello. Castello ci sono 60, 30 punti di stacco, è quasi impossibile poter recuperare, esempio, che proprio crollassero completamente, ma il che non credo, visto atleti che sono ormai affidabili, hanno già una esperienza, eccetera. Direi che anche Alessandro Netti ha recuperato moltissimo, diciamo, dall'inizio della prova. Qui intanto vediamo Terrasi che veramente sembra che faccia corsa No, a sé in corre maniera proprio, tranquilla, sì. molto dinamica. E dietro vediamo Brancato insieme a Tocco e Midar e poi Del Nista che veramente cerca di dare sotto. Anche lui, Del Nista, effettivamente Tenista alla sera. questo percorso poi è stato, era asciutto, era. Sì. Chiaramente se trovi una situazione di percorso diciamo più pesante si può modificare anche Rispetto all'edizione certe assiste. precedente, si ritornava su questa salitella, si riscendeva, qui c'era solo questa asperità soltanto che erano 20 Sì, metri e è posto. poi era Quindi. tutta pianura. No, ma sicuramente direi un percorso molto allenante anche questo, perché poi queste varianti di percorso sicuramente spezzano il ritmo, però ecco, se sei allenato va bene. Qui
qui vediamo intanto anche Attilio Niola che riscende, poi Dybala che ha fatto un recupero finale direi importante, è rimasto abbastanza attardato. Vediamo Tartaglini, anche lui non demorde mai, non demorde, quindi un atleta che potrebbe andare bene, come Malvin Matthews che è andato forte, direi, insomma, Taras Christian, Christian siamo Taras, tardelli, sì. esatto, quindi anche questi sono andati. Ecco, qui avevano un vantaggio nei confronti anche di Alessandro Agnetti, che poi nel finale farà un bel recupero. Qui ancora vediamo, ecco, vedete proprio la corsa di Murad è abbastanza proprio rilassata, tranquilla, quindi sembra quasi che beh, ancora non si interessi più di tanto. E nel finale sicuramente ha peccato nel non avere una, diciamo, uno sprint più incisivo, insomma, ecco. Qui vediamo Taus, abbiamo visto Niola, poi qui Dybala, ecco, tutti atleti che già li vediamo costantemente, qui vediamo Tartaglini in questa frangente. Ovviamente qui siamo sempre, ecco, questo è il secondo, e qui siamo con Brancato, poi vediamo, ecco, Tocco, poi ecco qui vediamo Midar insieme a Del Del Nistro. Nista, abbiamo visto anche Verona in precedenza, qui intanto vediamo nelle posizioni di rincalzo ancora altri concorrenti fra cui Cardelli e poi Taras, percorso molto, molto dispersivo, Sì, sì. No, in un parco molto, molto grande. lei ce ne fanno tre le campestre se vogliono. Qui vediamo Alessandro Agnetti che ancora era un po' attardato, ma poi nel finale avrà una forma di recupero abbastanza importante. Quella era Lemmy del Marathon. Lemmi sì che ha fatto quello che arrivò ad Arezzo secondo. Qui è saltato Boccoli, quindi chiaramente anche quello, anche per quanto riguarda la Castelfranchese, che ne ha avuto, diciamo, ha perso dico, per La la gabbia, gara a Pontedera, è chiaro che ha perso un po' di punteggi, ma diciamo che quelli che possono modificarsi sono le posizioni dalla terza Fine. alla quinta, insomma, ecco, si potranno modificare perché i vantaggi degli altri sono abbastanza acquisiti. Quindi intanto vediamo abbastanza concentrato, però ancora non decisivo per Niola, mentre qui ecco, vediamo quest'altra divagazione da parte vediamo Fadda un pochino arretrato rispetto alle normali potenzialità. Vediamo molto sicuro, molto invece concentrato anche Zaccaria Taus, che quindi sembra quasi più costante rispetto a quello che avviene, Sì, anche lui seguito da Baldi è Lorenzo, giovane ancora, quindi si deve, del è 92, quindi. abituato a correre, però sai. Sai, atleti giovani perché 92 per Taos, 92 per El Khalil, quindi Murad è un pochino più Beh, un vecchiotto, pochino meno. però l'esperienza sicuramente è dalla sua parte. Quindi se questi atleti hanno un minimo, diciamo, di margine di recupero, potranno portare veramente dei punteggi importanti per la società. Ecco qui ancora alcune fasi di questa gara. Vediamo ecco Lorenzo Mori che forse è stata la gara forse un pochino più opaca rispetto a quello che normalmente faceva. Intanto vediamo proprio in Comunque prossimità anche lui è dell'ultimo giro. il cambio di categoria, era junior l'anno scorso, quest'anno è È promessa. promessa, quindi insomma corre con i grandi, prima Ecco correva qui con i vediamo ragazzi. l'arrivo anche di Gasmi per quanto riguarda gli allievi, chiaramente che erano inseriti, devono fare 6 km. Quindi 6 km, juniores si chiedono di fare 6 Sì, siamo chilometri, juniores, sì. sì. E qui vediamo ecco anche Murad ancora tranquillo in questa fase della corsa con Greco che lo seguiva, poi via via ecco qui abbiamo visto Farate, Terranova, insomma ecco quindi tutta gente che ecco che Fadda in questa occasione. Poi vediamo qui, ecco, questo gruppetto comprendente Taos, Cannucci, Sandrucci, Simi, Rossi, Fadda, Conte, Castelli. Ecco qui ancora Nivola, ancora sembra non sia arrabbiato come Sì, solitamente. anche perché questo è il percorso, lui è sul ritmo, gli piacciono un po' meno, ha detto il percorso di Empoli sicuramente cambierà la musica, dice. Quello di Empoli, sì, ecco, intanto abbiamo visto anche È Martinelli un po' più, insieme. è molto più mosso, cioè anzi mosso, è sempre un continuo cambio È un percorso di ritmo, più impegnativo molto più sicuramente. bello da vedere, sicuramente molto più faticoso da correre. Quindi quello si vedrà. Poi se specialmente
Sai, bisogna vedere quando sono le temperature, che intanto vediamo gli inseguitori sulla testa della corsa, che erano sempre brancato e tocco, Se come l'anno e scorso per un l'ultima attimo, prova e che fu poi fatta a Bucine, che la neve, vento, esatto. tramontana e neve contro, quindi era difficilissimo gareggiare. Ecco, vediamo anche May, Krovic, Lemmy. Ecco, Lemmy che sta per... E lei con la maglietta blu. Esatto, qui, quindi questo... È greco, poi ecco, vediamo Al Murad. Murad, poi ancora con il 50, no, il 55 è greco. Quindi abbiamo visto poi qui tutti quegli altri, ecco, vediamo Fadda in questo gruppetto insieme Ma ai... c'è da dire anche qui l'Atletica Castello ha una bella squadra. C'è molti atleti, no? Come nel settore femminile, anche qui era rappresentato benissimo. Ecco, intanto vediamo ancora passaggio di Niola, poi Dibra, Dibra e Metius. poi Malvin Matthews, che sicuramente è andato molto, molto bene. Anche, direi anche Martinelli, benché molto leggerino come atleta, diciamo dei cross non è particolarmente adatto. Tartaglini più tenace, poi invece Satigliano, qui vediamo un Ma altro. Martinelli non è arrivato. Nelle classifiche non l'ho trovato. Non è arrivato, è arrivato abbastanza bene, è arrivato. Qui intanto vediamo anche Cardelli. Cardelli, eccolo qua. E qui vedete, gli stacchi sono abbastanza netti Poi sai, qui rispetto saremo intorno a quasi in fondo, e quindi qui 10 km di sì, qui campestre. siamo intorno Per all'ottavo. sentita dire, lo sforzo è quello di una mezza maratona quasi. Per sentita dire, 10 km di E poi sai, campestre quando c'è sono. varianti, ci sono le varianti, e benché diciamo qui si possa anche correre Sì. bene, si De può piacevolmente. Qui vediamo Ghinassi, ecco un altro atleta Luis aretino che Pesiana, sì. gareggia con Luis Pesiena. E qui siamo proprio nelle fasi ancora finali, ma sembra dovrebbe essere ancora un giro, ci dovrebbe essere ancora un giro prima di completare l'arrivo. Questo persona, sì, è May Roberto, è il babbo, ha corso Sì. babbo e figlio. Questo è del 52, figlio dell'85, mi sembra. Ecco, Ecco, qui vediamo questo è May, il figlio. qui vediamo ancora Murad. Murad, addirittura era partito presto, alle 6, prima delle 6 Da Perugia. da Perugia, poi uno d'Arezzo ha fatto sosta ad Arezzo per un paio d'ore Ecco, Giusti, e c'è da dire, c'era anche Giusti Giacobbe, l'Atletica Sestini, qui c'era rappresentato, c'era Lacrimini e Tarquini dell'Atletica Fra Sestini. l'altro la Tarquini invece è arrivata quinta nelle categorie ragazze, mi sembra, nel settore giovanile, insomma è andata molto bene, è andata quinta, vediamo Taos davanti a Fadda, in questo caso qui vediamo Niola, poi ancora Martinelli, Tartaglini, vedete questi atleti, Poi ecco mi qui sembra. Terrasi proprio all'ultimo giro, vedete proprio una corsa facile con un vantaggio nettissimo nei confronti. Ecco, qui vediamo anche con il 140 tocco, che ovviamente ormai si erano un pochino delineate le posizioni, poi Ghionista. del Nista, poi Midar e ancora vediamo Verona che ha fatto il recupero nella parte finale, poi May Mei. e Midar. poi vediamo, Sì, Midar, sempre vediamo Murad. Murad. Eccoli qui, quindi c'è stato veramente negli ultimi chilometri, nell'ultimo chilometro diciamo e mezzo, c'è stato delle variazioni anche nelle posizioni, perché poi alla fine qui Farate vediamo intanto che sta allungando decisamente, poi vedete qui ci sono già i primi doppiati, Sì. e quindi anzi diversi doppiati ci sono stati, perché poi essendo una gara in questa maniera con ritmo, con 2 chilometri, ma ci sono anche molti atleti che vanno a ritmi molto più tranquilli. Abbiamo visto anche Taos in questa frangente e qui c'è stato il raggiungimento da parte di Annetti al vecchio Giuseppe Cardelli, e qui il traguardo, l'arrivo di Terrasi veramente molto forte davanti a Alessandro Brancato, poi terzo posto per Luca Tocco, eccolo qui giungere al traguardo, quarto posto per Giacomo Verona, eccolo qua proprio nel finale. Ha superato Daniele Del Nista, quinto posto, quindi i primi quattro del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, poi quinto per la Virtus Lucca, poi il sesto posto per il marocchino Hicham Midar della Galla Pontedera, poi
Poi al settimo posto per Massimo Mei dell'Atletica Castello. Eccolo qui, giunge l'altra guardia sempre con una certa grinta. Ottavo posto invece per Adriano Curovic della podistica Castelfranchese. Eccolo qui, vediamo che fa la volata insieme a Luca Lemmi. Lo supera proprio nel finale. Luca Lemmi desiste, anche se in teoria dovrebbe essere più veloce. Poi al decimo posto per l'Atletica Castello, proprio nel finale, supera Murad Aybel ed è Vincenzo Grieco, molto più giovane. Ecco che intanto arriva in fondo abbastanza tranquillo per Murad. Poi Farate dell'Asse Giglio Rosso di Firenze, Alessandro Terranova, poi ancora Alessandro Patrucco, Chiti Niccolò, Fauci Walter, Nota Pasquale, Gianmarco della Galla Pontedera, poi Matteo Cannucci è andato molto forte, anche lui ha fatto un bel recupero, poi Sandrucci Marco, Zaccaria Taos, ecco il secondo dei colori della Polisportiva Polisano, poi ancora Simi Stefano, Rossi Michele, Fadda Emanuele, vedete a raggiungere al traguardo, Conte Daniele, Castelli Girma. Poi ancora vediamo Palchetti Ernesto della Firenze Marathon e Pizzuto Rocco, Parco Alpi Apuane, poi Francesco Ferri, Gergut Emanuele Daniele che batte nel finale Dibra, poi vediamo anche Attilio Niola che era nel gruppetto, poi Malvin Matthews e via via, questi seguono un pochino tutti gli arrivi di questa competizione. Alla fine comunque la vittoria per il Parco Alpi Apuane, almeno quella provvisoria, intanto arriva anche Tartaglini, al secondo posto Atletica Castello, terzo posto invece per La Galla la Galla Pontedera. Pontedera, poi ecco intanto vediamo Martinelli, quinto posto per la Polisportiva Polisano e quindi vedremo un po' quello che succederà nella seconda prova, quella di 24 febbraio a a Empoli. Empoli, e quindi lì si giocheranno un po' tutte le carte per poter diciamo, raggiungere l'obiettivo dei campionati italiani di Torino. Bene, con questo noi ora completiamo un po' la trasmissione, ovviamente ricordando i prossimi appuntamenti del Grand Prix, il 5 di marzo a Fucecchio, 3 il 3 marzo, scusate, il 3 marzo marzo, intanto abbiamo visto Alessandro Annetti, di poi Cardelli. Cardelli. Ci saranno diciamo, la mezza maratona di Fucecchio che varrà anche come prova del campionato italiano, sarà campionato italiano anche Regionale. USP, regionale USP. Bene, con questo arrivederci, alla prossima trasmissione.